Alessandro lasciò dietro di sé i materiali di un edificio che non fece in tempo a costruire, un cantiere abbandonato. Con questa immagine, lo storico Edward Will descrive la situazione dell'impero alla morte di Alessandro, avvenuta nel 323 a.C. Alessandro non aveva avuto il tempo di dare al suo immenso dominio un'organizzazione stabile e diffondere tra loro elementi tanto diversi per cultura e tradizione. Alla morte prematura di Alessandro per malaria nel 323 a.C., poiché l'erede legittimo era ancora molto piccolo, i suoi generali si spartirono subito il vasto impero a colpi di spada. Non si trattò infatti di una spartizione pacifica, perché quella che viene chiamata età dei diadochi, diadoco in greco significa successore, fu un ventennio di aspre lotte e congiure. La lotta per la spartizione dell'impero tra i generali di Alessandro iniziò nel 323 a.C. e si concluse nel 280 a.C. Essa portò alla nascita di tre regni principali, a cui si aggiunsero regni minori. Il primo dei tre regni è il Regno d'Egitto, che comprendeva, oltre all'Egitto, la regione di Cirene, l'attuale Libia, e parte della costa siro-palestinese. Il regno fu governato dalla dinastia dei Tolomei, i successori di Tolomeo Lagos, generale di Alessandro, che restò al potere fino alla conquista romana del 31 a.C. Il secondo è il regno di Macedonia. La sua estensione territoriale corrispondeva a quella del regno di Filippo II. Il regno, governato da Antigono I, generale di Alessandro, e dai suoi discendenti, non era solo il meno esteso tra quelli ellenistici, ma anche quello più fragile dal punto di vista politico. Era turbato infatti da continue lotte, sia con le poleis greche, che tendevano a riconquistare l'indipendenza, sia con altri popoli. Divenne provincia romana nel 168 a.C. Il terzo regno più importante è quello dei Seleucidi. Esso prese il nome dal suo fondatore, Seleuco I, un altro generale di Alessandro. Era in assoluto il regno più esteso, in quanto i suoi confini comprendevano un immenso territorio che si estendeva dalla Siria all'India. Il regno dei Seleucidi durò fino all'occupazione romana nel 64 a.C. C'erano poi regni minori, minori per estensione ma non per importanza. Il più importante di questi, nato dalla frammentazione del regno dei Seleucidi, è il regno di Pergamo. Nel III secolo a.C. il regno di Pergamo divenne uno splendido centro culturale famoso per gli straordinari monumenti, tra questi la Biblioteca Reale e il famoso Altare di Pergamo, conservato al Museo Archeologico di Berlino. Il regno di Pergamo aveva dimensioni di tutto rispetto, ma a differenza degli altri regni minori della regione anatolica, era costantemente esposto alla minaccia dei Seleucidi, ansiosi di recuperare un territorio che consideravano loro di diritto. Per questo i sovrani del regno di Pergamo furono costretti in politica estera a intrecciare alleanze. E non a caso, proprio un appello di Pergamo costituirà lo spunto per l'intervento romano in Asia Minore, che porterà nella seconda metà del II secolo a.C. alla costituzione della provincia d'Asia. Nel 133 a.C. l'ultimo sovrano della dinastia degli Attalidi, Attalo III, cedette il regno ai Romani.